Il 2022, che coincide con il 60° anno di attività per la Borgo Molino Vigna Fiorita Rinascita Ormelle, si apre subito nel segno della vittoria. A conquistarla nel tradizionale Giro delle Conche è Alessio Delle Vedove, che si impone con un colpo di reni millimetrico e regala così la prima soddisfazione alla società Nero Verde. Il veneziano si ripete anche 7 giorni più tardi sul traguardo di Tavo al termine di una competizione combattuta e caratterizzata dai passaggi sugli sterrati. E ancora Delle Vedove firmerà il tris a Calenzano. Dopo questa bella tripletta inizieranno a vincere anche Marco Di Bernardo, che si impone a Pescantina, e Giovanni Cuccarolo, che fa suo il traguardo di Ponte a Egola. Il 18 aprile si sblocca anche il giovane Matteo De Monte, primo successo per lui tra gli juniores a San Bellino, che poi verrà replicato a Badoere e a Corno di Rosazzo. Vittoria dopo vittoria si arriva così a grandi passi all'appuntamento di casa, il Gran Premio Rinascita, che si disputa sul circuito di Roncadelle di Ormelle e che lambisce la Rhinox dei fratelli Battistella. Su questo terreno i ragazzi nero-verdi è da tanto tempo che non perdono e anche nel 2022 riescono a ripetersi grazie alla volata vincente di Alessio Delle Vedove. Appena 2 giorni più tardi a Porto Sant'Elpidio, Alessio Delle Vedove e Renato Favero si aggiudicano la cronometro a coppie, mentre la domenica successiva ci si sposta ad Orsago, dove sono Marco Di Bernardo e Vladimir Milosevic ad entusiasmare il pubblico del ciclismo. Splendido l'attacco di Di Bernardo, che poi spiana la strada all'assolo di Vladimir Milosevic per la gioia dei patron Pietro e Paolo Nardin e di Alessandro Braga. Il mese di giugno si apre con una doppietta straordinaria, di grande prestigio il successo ottenuto da Marco Di Bernardo a Solbiate Arno, in contemporanea con l'ennesima volata vincente di Alessio Delle Vedove a Treviglio. La settimana successiva è la cronoscalata di Matteo Scalco a regalare una nuova soddisfazione alla Borgo Molino Vigna Fiorita, mentre la 15ª vittoria stagionale giunge sul circuito di San Biagio di Callalta. È già tempo di scendere in pista per i ragazzi diretti da Cristian Pavanello, Carlo Merenti e Luciano Rui, che vanno a conquistare 2 maglie tricolori con Alessio Delle Vedove e Renato Favero nell'inseguimento a squadre che si disputa all'interno del tondino di Noto in Sicilia. Nel frattempo vincono anche gli allievi diretti da Andrea Toffoli con Ares Costa, che si impone a Ronchi dei Legionari, Nicola Battain che vince a Gran Torto e infine Tommaso Marchi, che riesce a centrare la prima vittoria tra gli allievi sul traguardo del Giro dei Colli a San Vendemiano. L'estate magica della Borgo Molino Vigna Fiorita prosegue con il titolo nazionale a cronometro in Slovacchia di Samuel Novak e poi con la tripletta capitanata da De Monte a Massa Finalese. Torna a brillare anche Vladimir Milosevic, che nel giro di una settimana si aggiudica i traguardi di Piove di Sacco e di Fidenza.
a far vivere una domenica indimenticabile a tutto il clan capitanato da Pietro Nardin e Marco Bonaldo ci pensa Matteo Scalco, che domenica 17 luglio si aggiudica in solitaria il Piva Junior Day. 7 giorni più tardi il vicentino si ripete sul traguardo di Loria, ma questa volta i chilometri in avanscoperta in completa solitudine sono addirittura 70. C'è poco da aggiungere, ha fatto una super prestazione, era da tanto tempo che non vedevo un numero così, è stato bravo. La striscia vincente però non si ferma qui e infatti ci pensa Matteo De Monte ad aggiudicarsi il traguardo di Larizza il giorno successivo, sempre in provincia di Verona, questa volta a Montecchio di Negrar, a primeggiare è nuovamente Matteo Scalco. Ci si sposta poi a Faedio d'Erzo con Tommaso Marchi e Giovanni Cuccarolo che si aggiudicano entrambe le prove della giornata dedicata alle due ruote. Alla vigilia di Ferragosto un nuovo acuto di Giovanni Cuccarolo permette alla Borgomolino Vigna Fiorita di fare festa anche a Ceneda di Vittorio Veneto. L'atleta trevigiano si ripete una settimana più tardi sul traguardo di Cimolais, conquistando la seconda prova e la classifica finale del Giro del Friuli targato 2022. Il mese di agosto non può finire senza che Samuel Novak si aggiudichi la Vittorio Veneto Cansiglio. La classica con arrivo in salita dunque regala la prima vittoria in Italia per l'atleta slovacco in casacca nero-verde. Settembre si apre con i successi di Renato Favero ad Agna al termine di una spettacolare azione solitaria e poi la doppietta firmata da Alessio Delle Vedove a San Giovanni al Natisone e soprattutto da Matteo Scalco al Trofeo Buffoni, l'internazionale di Montignoso di Massa che ribadisce con forza il valore e il talento del ragazzo vicentino. Settembre è senza dubbio il mese d'oro per Delle Vedove che si impone anche a Marmirolo e a Visano. Successi importanti che precedono la tripletta di Poggio Toriana con Favero, Di Bernardo e Delle Vedove ai primi 3 posti e soprattutto l'apoteosi che si vive a Cividale del Friuli. Quando mancano ancora più di 80 km al traguardo, ad andarsene è un sestetto, tutto composto dai portacolori della Borgomolino Vigna Fiorita, che con un'azione di grande forza riescono a domare l'intero gruppo e a regalare la prima e unica affermazione tra gli juniores a Matteo Rapporti. Una soddisfazione davvero grandissima per i tecnici e i dirigenti della formazione di Ormelle. Il 2022 si chiude poi con un'ultima doppietta. Infatti nell'ultima gara della stagione si impongono gli juniores a Codogné, mentre Tommaso Marchi vince tra gli allievi a mezzo corona. Una stagione, quella degli allievi, coronata da ben 9 successi individuali con Tommaso Marchi che fa cinquina
conquistando anche i traguardi di Forcate di Fontana Fredda e di Bibano di Godega. Per Ares Costa invece c'è la soddisfazione di vincere sul traguardo di Teolo. E per Nicola Battain la piccola Roubaix del Basso Veronese. Ma un'annata così straordinaria è stata resa unica da altri quattro importantissimi successi. E infatti inizio ottobre, quando il quartetto della Borgo Molino Vigna Fiorita si aggiudica il tricolore tra gli allievi nel cronometro a squadre. A comporre il trenino diretto da Andrea Toffoli sono Tommaso Marchi, Nicola Battain, Giacomo Rosato e Ares Costa. Un tricolore che si aggiunge a quello conquistato nella Keirin su pista da Tommaso Marchi. Tutto questo succede al mattino, perché nel pomeriggio a riconfermarsi campioni italiani della specialità sono Alessio Delle Vedove, Renato Favero, Matteo Scalco e Giovanni Cuccarolo. Questi quattro atleti riescono a fare segnare il miglior tempo anche nella prova riservata agli juniores. Per completare il bottino della stagione 2022 mancano i titoli conquistati da Renato Favero e Alessio Delle Vedove con la nazionale italiana su pista. Ad Anadia in Portogallo i due portacolori della Borgo Molino Vigna Fiorita centrano il titolo europeo nell'inseguimento a squadre, per poi ripetersi all'interno del velodromo di Tel Aviv, rinnovando così la tradizione iridata della Borgo Molino Vigna Fiorita inaugurata il 7 luglio del 1976 da Gianni Giacomini. Una stagione che merita di avere un posto speciale nell'antologia che racconta la storia della Borgo Molino Vigna Fiorita, perché oltre ai 36 successi ottenuti dagli juniores su strada e ai 10 ottenuti dagli allievi, si sono aggiunte le soddisfazioni di salire sul gradino più alto del podio d'Europa e del mondo. Giunti sull'Olimpo del ciclismo mondiale, non resta che voltarsi, preparare le biciclette e tornare a pedalare in vista di un 2023 ancora migliore.